ragazzi, se anche voi volete supportarmi nello shop creatore, ovviamente come codice creatore, non lo ricordo mai perché comunque non è che sia una cosa molto molto importante. Il mio codice creatore è RIG, semplicissimo, basta inserirlo così, oppure addirittura maiuscolo, stessa roba, oppure con R maiuscola, anche maiuscolo vale uguale. Schiacciate accetta e mi supporterete per qualsiasi acquisto, che sia su Salva al Mondo oppure Battaglia Reale. E niente, detto questo, buona visione. E bella a tutti ragazzi, qua Riga che vi parla. Prima di iniziare, volevo ricordarvi di lasciare like se ovviamente i video che facciamo, le live, servono comunque a qualcosa, specialmente vi servono a voi. E allo stesso tempo, ragazzi, ricordo che stasera siamo in live alle 21 per aiutare comunque tutti voi negli scudi antitempesta oppure missioni su Salva al Mondo. Ragazzi, abbiamo veramente un sacco di notizie per oggi. Infatti l'aggiornamento della 13.20 di patch, ovviamente rilasciata oggi 30 giugno, sarà ovviamente disponibile su tutte le piattaforme, e come nella maggior parte degli aggiornamenti la patch sarà accompagnata da un downtime. Ovviamente questo periodo, diciamo, di fermo inizierà dalle 8 e durerà per 1/2 ore, 1 ora e mezza, 2. I server offline, ovviamente, durante i server offline ci saranno le modifiche, e allo stesso tempo abbiamo un po' di notizie. Infatti potrebbero aggiungere già in questa patch la flare gun, cioè la pistola quella là che spara comunque i bengala, e sarebbe una pistola di segnalazione. Poi allo stesso tempo, ragazzi, questa patch potrebbe portare, ovviamente, anzi porterà all'abbassamento di livello dell'acqua. Infatti ogni settimana avremo un cambiamento comunque di ritiro dell'acqua, e lo vedremo comunque proprio, sarà visibile il cambiamento, perché comunque una grande parte d'acqua andrà via ogni settimana finché poi non tornerà tutto alla normalità. La notizia è stata annunciata da Epic Games su Twitter, e questa qua è la notizia, signori, sentite bene: stiamo aggiungendo un nuovo bagliore al gioco. La 13.20 ovviamente arriva oggi, e sì, abbiamo saltato i numeri, i tempi di inattività inizieranno alle 8. Cosa vuol dire questo stiamo aggiungendo un nuovo bagliore? Allora, innanzitutto queste informazioni le sto prendendo da un forum chiamato Express, e l'aggiornamento di Fortnite 13.20, note sulla patch, programma di downtime del server, pistola lanciarazzi, modifica la mappa e altro. Signori miei, allora, queste qua erano notizie di Battaglia Reale, non c'è altro se non che poi, vabbè, risolveranno un po' di bug, tra cui pure l'emote di Travis Scott che rimane il fuoco, quella verrà risolta nella patch di oggi. E detto questo, io direi di passare subito a Salva al Mondo e vedere un po' questi stendardi, anzi, ve l'ho già spoilerato, queste missioni, e vedere un po' che ricompense danno. Allora, che cosa danno queste sfide? Prima di poi portarvi i video per platinare ogni singola missione, per finirla una dopo l'altra in modo veramente veloce, vi faccio vedere un po' che cosa si va a guadagnare. Abbiamo gli stendardi. I primi che vedete in cima sono esattamente questi 7 stendardi. Il primo, questo qui che vediamo, questo stendardo in questo caso è quello delle esplora le missioni. Cosa vuol dire? E questo stendardo lo si ottiene solo facendo esattamente, se non erro, 1500 giri della mappa. Ogni missione che fate bisogna completarla girandola, bisogna proprio esplorarla totalmente. Quindi per avere questo bisogna fare 1500 giri della mappa, quindi 1500 missioni. Ovviamente gli stendardi vi vengono contati comunque ogni singola missione già dall'inizio, da quando giocate. Quindi alcuni si saranno già trovati, che ne so, 300, da quando hanno messo gli stendardi. È una cosa non recente, per l'amor di Dio, però avete capito. Poi ragazzi, questo stendardo qui, che vedete con i tre teschi, sono esattamente 20.000 mostri della nebbia uccisi. E poi faremo i video per ogni stendardo, i consigli per farlo molto velocemente. In questo caso 20.000 mostri della nebbia, veramente è una rottura veramente di palle, diciamo, però ci sta come stendardo. Io di solito lo utilizzavo con il rosso, che era molto bello. Poi ragazzi, ovviamente continuiamo, infatti andiamo in icona, e questo qua delle 500.000 strutture costruite. Quindi immaginatevi costruire tipo sempre durante le missioni, tipo le basi e tutto, ogni quadrato ovviamente viene contato come struttura. Quindi immaginatevi 500.000 strutture, sono tante, però per uno stendardo del genere ci sta tantissimo. Questo qua lo utilizzavo di solito con questo colore, era molto molto bello, ci sta con due martelli e la corona, che comunque capo del build sarebbe, ci sta veramente tanto. Non è tutto, infatti abbiamo i superstiti. Questo qua è veramente stata una carogna di missione. Sono esattamente
lo standard dei 1000 superstiti, delle 1000 giochi in compagnia. Questo equivale a comunque tutti i giocatori, cioè i 4 giocatori, diciamo, che ci sono di solito in missione. Bellissimo, veramente bello. Sono 1000 giochi in cioè 1000 giochi in compagnia, quindi vuol dire che ho fatto 1000 volte questa missione qui, giochi in compagnia, per 1000 volte. Quindi uno standard comunque veramente onorevole. Guardate che bello, ci sta veramente tanto. Molto molto bello. E per farli, ragazzi, come ho già detto, farò poi dei video a parte per ogni standardo, dove farò vedere come platinarlo in veramente poco tempo. Poi abbiamo lo standardo delle ceste aperte. In questo caso, ragazzi, questo standardo è molto semplice. Quando voi andate in missione, in questo caso, aprire molte ceste. Poi ovviamente faremo, ricordo anche per questi standardi che sembrano semplici, dei video accurati dove vi facciamo vedere come nel minor tempo possibile si possono fare. Di solito prima si fa questo e quello dello gnomo, e poi questo qua, e poi il resto, poi vi spiegherò nei video. Poi abbiamo questo qui, che è l'ultimo che ho avuto, dei 10.000 superstiti salvati. Non serve dire altro che è uno dei più belli, dei migliori standard, diciamo, in questo caso ottenibili ancora, più belli di salva al mondo. Ovviamente quello dell'endurance di Montespago, anche lui spacca veramente tanto. Questo è veramente particolare, con la corona, l'aureola sul cuore e tutta la luce, bellissimo, stupendo. E come ultimo, quello di spaccare, di distruggere gli gnomi durante le missioni. In questo caso veramente semplice, per questo i due standard di cui sono i più facili da fare, perché sono semplici. Aprire il cesto è una cosa che fai anche senza doverla fare, proprio che c'hai in mente di farla, è una cosa che viene spontanea, stessa cosa dei gnomi. Quindi, ragazzi, i 7 standard sono questi. Ora mi serve capire da voi qual è il primo standard che volete che faccio il video per farvi capire come platinarlo, comunque in veramente poco tempo. Ditemelo sotto nei commenti, così almeno mi preparo col video e poi ve lo porto direttamente il giorno dopo. Questi erano i 7 standard. Spero che il video vi sia stato utile e spero che abbiate anche voi capito, diciamo, che il gioco comunque in sé per sé è anche molto lungo, ci sono molte cose. E ora, sempre parlando di patch, in questo momento non so se hanno aggiunto già il pacchetto dell'orso metallico oppure hanno messo il pass battaglia di salva al mondo, ci sono tante cose che devo ancora vedere. Quindi il video comunque lo vedrete alle 9 e mi raccomando, like e iscrizione, ok? E niente, raga, qui deriva tutto, bella regà, spero anche voi che platiniate molto presto il game, oppure proviate, ecco, poi vi porterò il video per ogni missione, ok? Bella regà, e grazie della visione.